Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this. Sede storica della Busatti Tessitura ad Anghiari, con Livio Sassolini, che di questa azienda è l'amministratore delegato, per parlare di un importante riconoscimento che arriverà o potrebbe arrivare a settimane. E voi siete tra i 5 finalisti, insieme ad un'altra azienda italiana, una americana, una francese e una giapponese addirittura. Possiamo dire qualcosa in più su questo riconoscimento? Sì, per noi è già un onore essere tra i 5 finalisti. È un premio, si chiama Premium Famiglie Vine, è organizzato dalle 12 famiglie del vino più importanti d'Europa, quindi per l'Italia pensiamo agli Antinori, a Incisa della Rocchetta, i Rothschild per la Francia, i Müller per la Germania e così via. Siamo ovviamente onorati perché è un premio che tiene conto della sostenibilità, della storicità, e la sostenibilità intesa in senso ambientale e in senso sociale. Per noi ovviamente essere tra i 5 finalisti mondiali è già un onore incredibile. Non ci credevamo e incrociamo le dita perché il premio finale è molto molto consistente, si parla di 100.000 euro che se ovviamente li vincessimo saremmo ben felici di poter condividere con tutto il nostro territorio. Andiamo verso i 2 secoli di attività per la Busatti, che oramai noi fortunati tiberini conosciamo bene. Per quali motivi si distingue nel mondo? Wow, bella domanda. Io direi l'autenticità. Noi siamo così, siamo la stessa famiglia da 8 generazioni, io sono 8ª generazione, sono in azienda insieme a mio fratello Stefano che cura tutto l'aspetto del design e a mio cugino Giovanni Sannai, e siamo sempre gli stessi, facciamo sempre le stesse cose e più che altro rendiamo sempre grazie al territorio che ci ospita, perché Anghiari non, la Busatti non potrebbe vivere senza Anghiari e penso che anche Anghiari sia felice di ospitare la Busatti. Credo che il segreto sia questo, essere uniti come famiglia e anche con tutti i nostri collaboratori. I vostri prodotti sono apprezzatissimi, possiamo veramente dire, in tutto il mondo. Sì, diciamo che ormai esportiamo circa il 75-80% dei nostri prodotti, specialmente in Nord Europa e in Nord America, ma anche in Australia. E ovviamente questo ci rende particolarmente orgogliosi. Il Made in Italy, il Made in Tuscany aiutano moltissimo, ma soprattutto abbiamo sempre lavorato, soprattutto prima del Covid, con l'incoming, cioè cercando di portare i nostri clienti, perlomeno i più importanti, qua per spiegargli che la Busatti è proprio fusa con il territorio e che se l'arricchimento può essere per la Busatti con i propri clienti, può essere anche per Anghiari e per tutta la provincia. Ecco, la situazione che sta purtroppo vivendo l'Europa nel suo cuore ha influito sulla vostra attività? Sì, in due sensi. Noi lavoravamo con delle boutique prevalentemente a Kiev e questo ovviamente hanno risentito e si sono già spostate queste famiglie a Leopoli e viviamo un momento di incertezza. Uscivamo dal Covid molto carichi e adesso ci ritroviamo nuovamente in una situazione con l'esplosione dei prezzi, dell'energia, delle materie prime. Siamo imprenditori però e soprattutto siamo persone estremamente realiste, quindi ci preoccupiamo ma poi cerchiamo di agire. Nel nostro piccolo, a partire dalla prossima settimana, ospiteremo almeno per un mese una famiglia ucraina composta da una madre e da una figlia, il padre è dovuto rimanere a combattere e daremo la possibilità di poter studiare l'italiano. Tutto questo sarà a carico della Busatti, è una goccia nel mare, lo sappiamo, ma cerchiamo di fare quello che appunto ogni realtà può realizzare. Ecco, un segno molto importante anche questo, di questa solidarietà. Tornando al premio, diciamo che entro le prossime settimane si dovrebbe sapere il vincitore. Qual è il criterio e come vi verrà comunicato? Allora, il criterio sono ovviamente il valore sociale, artigianale e ambientale che l'azienda deve rispettare. Allo stesso tempo ci deve essere anche un grande imprinting per quanto riguarda l'aspetto dell'artigianalità. Quello è considerato uno dei momenti più importanti e degli aspetti che vengono curati maggiormente. Tengo a dire che tutti i 5 finalisti sono persone e aziende di altro profilo. Non è importantissimo il fatturato, ma è importante l'aspetto umano e sociale. Tutte le aziende sono veramente bravissime, quindi chiunque vinca se lo sarà meritato. Noi ovviamente incrociamo le dita e tengo sempre il telefono acceso, ho dato il cellulare a tutti coloro che sono giudici ovviamente, sperando che la telefonata giusta arrivi a me e non agli altri. E quali sono i prodotti che incontrano il maggiore successo?
Allora, se si parla in senso di comunicazione e per la sensibilità delle persone, sicuramente l'alga. Adesso produciamo un prodotto in fibra di alga, quindi è 100% ecocompatibile. Questo perché il problema del cotone è che richiede un eccessivo dispendio di acqua per la sua coltivazione, mentre invece l'alga, crescendo sott'acqua, sotto l'acqua marina, non spreca acqua. Quindi abbiamo sviluppato una serie di prodotti di alga e ci siamo accorti, grazie all'inventiva di mio fratello, perché tutto l'ambito dei tessuti è merito di mio fratello Stefano, e grazie a questo ci siamo accorti che la sensibilità sia in Italia sia all'estero per questi elementi è veramente sentita. Quindi al momento direi che quello che stavo avendo maggior attenzione è sicuramente il prodotto di alga. Quanto è importante per un'azienda che ha già una storia di 180 anni dietro di sé stare al passo con i tempi per stare sempre con i primi, quindi unire la tradizione all'innovazione? Noi stiamo attenti al mercato, stiamo attenti a quello che accade nel mondo e cerchiamo di viaggiare il più possibile. E credo che la nostra attenzione non sia tanto quella di essere tra i primi, ma essere autentici. Noi abbiamo il nostro percorso nel rispetto dei nostri valori, della nostra tradizione, del contesto nel quale viviamo e nel quale operiamo. E crediamo in quei valori che prevalentemente, come ricordavo anche prima, sono quello della famiglia, perché la nostra è un'azienda familiare e quindi può essere un valore aggiunto enorme. In secondo luogo, grande spazio, grande condivisione con tutti i nostri collaboratori, soprattutto nel periodo del Covid. Ci teniamo sempre a ricordare le più belle idee che abbiamo avuto e che hanno permesso di mantenere anche i fatturati, perché le aziende di fatturati vivono, è stato tutto merito dei nostri collaboratori. Quindi ricercare l'esperienza all'interno del nostro percorso può essere sempre il segreto vincente. Due parole sulla prossima mostra dell'artigianato, di cui presidente, guarda caso, Giovanni Sassolini. Sì, il presidente mio babbo, io sono molto contento perché comunque è un elemento storico sia dell'azienda sia del nostro territorio, ha dato grande valore, io sono di parte, però ha dato grande valore perché ha avuto ospiti importanti da quando è presidente lui, e di conseguenza ci aspettiamo tanto da questa mostra, anche perché torna dopo 2 anni nelle sue date canoniche, quindi siamo molto ottimisti, noi saremo tutti pronti, attenti a ricevere i grandi clienti che verranno a trovarci in questi giorni e anche tutti i nostri amici del nostro territorio. I want you to see. It looks something like you.